aver accettato questa intervista per UFC Mania, per tutti i loro utenti. Vi facciamo giusto qualche domanda molto informale che ci hanno proposto i ragazzi. Chi ragazzi? Quali ragazzi? Del forum. Ah, ok. UFC. Allora, vogliono sapere anzitutto come si svolgevano gli allenamenti nell'American Top Team a livello giornaliero, okay. La suddivisione. Allora, gli allenamenti dipende sempre in che periodo. In che periodo se un atleta si trova, se si trova vicino a un combattimento o non. Di solito a 2 mesi da un match inizia la preparazione, di cui riguarda un mese intenso, 4 settimane di condizionamento fisico, quindi tutti i giorni, una volta a settimana, una volta al giorno solo preparazione fisica, quindi corsa e preparazione atletica con kettlebell e la pedana vibrante. Magari qua la pedana di Bosco che molti conoscono. E mentre quando manca un mese e mezzo, 5, 6 o 7 settimane dal combattimento, sparring alternati due volte al giorno tra stand up e MMA, quindi tutti i giorni ci sono sparring e tecniche. Il riscaldamento di solito è solamente tecnica, mezz'ora di tecniche e poi si inizia con lo sparring. Ok, ci sono dei giorni che sono dedicati solo al grappling, altri allo striking, o viene fatto sempre tutto misto? Okay, tutti i giorni c'è l'MMA, quindi tutti i giorni noi abbiamo colpi sia a terra che in piedi, e giorni alternati facciamo, noi so, mattina solamente grappling, tipo lunedì, mercoledì e venerdì, e martedì e giovedì solamente stand up, quindi Muay Thai o box. Perfetto. Qual è il tuo peso naturale? 100. 100, perfetto. Come ti organizzi per arrivare a peso prima di tutto? Tutti noi il peso è importante per tutti gli atleti dell'MMA, sono tutti pesi falsi, quindi tutti stanno sempre sopra e cercano di arrivare al massimo che possono con il proprio corpo per poi il giorno del combattimento stare 10 o 12 kg sopra. Perfetto. Preferisci rimanere nei medi? Hai in mente di cambiare categoria? No, medi. Qualcosa? Adesso con altri 2-3 anni medi. Ok. Secondo te quali sono i 3 più forti fighters nella categoria, nella tua categoria? Ok, Anderson Silva, sicuramente. Guarda, io vedo Anderson Silva, Tocchinho, che sfortunatamente ce l'avevo come avversario, sfortunatamente si è rotto la gamba, però Tocchinho pure un altro dei fighter fortissimi, e da Anderson. E in generale, invece, in tutta l'UFC? Tutta l'UFC. In tutte le categorie? Tutte le categorie, per me, Randy Couture. Lo metto al primo posto come atleta, mentre come atleta di questa disciplina Anderson Silva. Vedi speranze per l'MMA in Italia? Un ragazzo che si vuole allenare più che altro nell'MMA in Italia? Metodologia di allenamento simile a grandi team, lontani, anni luce, quindi proprio lontanissimi. Quindi per un ragazzo che si vuole avvicinare almeno qui in Italia, è preferibile iniziare una disciplina per volta, non sì. So, prima kick, poi PJJ? No, è una disciplina per volta, quindi può essere il grappling, può essere la kick o la box, una disciplina solida. Ok, e dopo successivamente avvicinarsi? Sì, sperando che in giro di qualche anno qualcuno o qualche straniero forte venga qui in Italia e apra una palestra, oppure successivamente io. Perfetto. Hai conosciuto Ivan Ferrari? Tanti anni fa prendeva lezioni da me. Non hai contatti? No, non ho oggi? Contatti. No. Ok, cosa ne pensi di lui? È un bravo ragazzo, si impegna tantissimo, ma purtroppo per lui è sfortunato che si trova in Italia, quindi non ha molto allenamento. Ti sei fatto un'idea sul perché l'hanno tagliato? Forse, dopo il primo incontro? Forse perché la sconfitta non c'entra, magari non ha dimostrato delle caratteristiche di base per rimanere all'UFC. Ok. Dana White o la dirigenza in genere dell'UFC ti hanno mai parlato di un possibile arrivo del circuito in Italia? Un anno fa, poi non ne ho più sentito parlare, non so per quale motivo. Ok. Voci di corridoio, rumors, no, del genere, niente. Ok. Hai studiato il tuo prossimo avversario? Sì. So quasi tutto. Ti sei fatto un'idea? Sì, lo conoscevi? Poca gente non lo sa, ma io mi sono allenato con lui più di un anno in Brasile. Perfetto. Come,
come pensi di impostare il match? Piedi, come ha detto Silva, in piedi. Tutto in piedi? Tutto in piedi, perché anche se è forte a terra non è uno dei stile Tocchigno, quindi è forte, ma non è un talento alla Jagere o alla Marcelino Garcia, che ce l'ho magari in palestra, che sono quei fenomeni della lotta che non puoi fare niente a terra con loro. È un grandissimo cintura nera, è stato campione varie volte brasiliano, mi pare anche campione mondiale una volta, se non mi sbaglio, però non è uno di questi talenti che se vado a terra non mi posso difendere, anche perché sono cintura marrone e stanno prendendo la nera. Sai già quanti incontri ti rimangono da contratto? C'erano altri due e stanno contrattando per il rinnovo, che io, dipende da questo match, per vedere se rimango con loro o ci sono possibilità per il Giappone. Ah, quindi hai già in mente qualcosa oltre l'UFC? Sì, Giappone, vediamo un attimo. Sai già in quale organizzazione? Il mio manager sta contrattando due organizzazioni grandi. Perfetto, ok. Momentaneamente a posto così. Okay. Ti salutiamo, grazie per questa intervista. Sicuramente speriamo che ci sia la possibilità di farne anche un'altra. Ok, quando volete. Ok, grazie Alessio. Ciao.